Rieccoci nuovamente in diretta. Tra pochissimo Raffaella Pimenta è in collegamento telefonico con noi. Riassumiamo un attimino, così poi voglio sentire anche Massimo Zampini. Sapete tutto, è inutile che torniamo sulla questione Samaras, dice quello che è successo, quello che non è successo. Nelle ultime ore ha parlato il papà con dichiarazioni molto forti, perché papà dice testualmente: l'Inter ha fatto un errore. Ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l'affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. Ho visto Raffaella Pimenta una sola volta nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter. Poi ci siamo trovati lei in mezzo che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindi, quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter, abbiamo visto che c'era lei come intermediario, rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto. Ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l'operazione, così senza di lei sostenevano che l'agente di Lazar fosse lei. Allora, noi abbiamo contattato Raffaella Pimenta, che in maniera molto squisita e gentile ha accettato di intervenire nella nostra trasmissione. Sappiamo che è nel bel mezzo di una riunione, quindi non le porteremo via troppo tempo. Intanto grazie avvocato, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Abbiamo letto anche quello che è il comunicato che lei a stretto giro di posta ha divulgato, perché di tutta questa vicenda io credo che non si sia mai esistita una vicenda di questo tipo. Sono accuse molto forti quelle che fa il papà del ragazzo. Ci siamo fatti mille domande qui in studio, anche in questi giorni, in queste ore, i tifosi dell'Inter. Ci racconta un po' che cosa è successo, come mai poi è saltato tutto? Come fa a dire il papà che non fosse lei il rappresentante? Io prima di tutto vi ringrazio la disponibilità. Proverò a fare il mio meglio con l'italiano così, però andiamo avanti, dai. Prima di tutto io voglio fare un punto che non sono qua per ribadire quello che dice o meno il signor Velade, va bene? Certo. Perché no? Perché queste cose non si fanno in questo foro, non sarebbe il foro adeguato, va bene? Questo lo farò in altro foro. Okay. Quello che volevo condividere con voi, diciamo, è il passaggio di quello che è successo. Condivido con voi il passaggio di quello che è successo. E così non stiamo qua a dire: ah, quello ha detto quello, quello ha detto quello, ma vi spiegherò un po' la storia, diciamo, no? Poi perché è saltata non tocca a me rispondere, perché fino ad oggi non si è capito, no? Anche se posso avere tante teorie che sono teorie, a me interessano i fatti, va bene? Allora, io un paio di mesi fa ero nella serenità del mio ufficio quando mi chiama Kolarov. E Kolarov Alexander, che noi tutti conosciamo, che è un bravissimo, bravissimo ragazzo, a questo punto nemmeno posso dire un ragazzo, perché non è un ragazzo, è una bravissima persona, no? Bravissima persona, mi dice: sai che c'è questo giocatore serbo che tutti noi conosciamo, che Samaras dice non ha un procuratore, stanno sapendo un po' come muoversi tutto, e ti volevo presentarlo. Ha detto molto volentieri, no? Loro vengono a Monte Carlo, viaggiano a Monte Carlo, Kolarov Alexander, Nicola Kolarov, suo fratello, il padre di Samardic, la sua madre, e il suo fratello più giovane, no, più età di lui, mi sembra, era più giovane, quello che conosco, okay. Più giovane. Sono venuti a Monaco, ci siamo parlati, e un suo consigliere, attenzione, il suo consigliere una persona che vive anche in Germania come lui. Abbiamo parlato, presentato il nostro lavoro e siamo messi d'accordo un paio di giorni dopo di fare un progetto insieme, no? Certo. E mi ricordo molto chiaramente quello che è stato detto: la mia parola è unica, io quando sono l'impegno vado fino in fondo, e io apprezzo questo tipo di cose perché per me è più importante che c'è la parola, no? Certo. Ha detto: va bene, sviluppiamo il progetto insieme, impariamo a conoscerci e vedere come possiamo farlo. Quindi in questi mesi che sono passati abbiamo scambiato tante informazioni insieme, uno che riceve una telefonata, io ti faccio una telefonata, è successo così, è caduto così, ho parlato di là e io, quello mi ha chiamato, quindi chiamo io, all'Udinese, papà diceva: Udinese ha detto così a me, quindi ci penso
io a rispondere, eccetera, eccetera, no? E piano piano abbiamo sviluppato questo rapporto. Sono d'accordo solo su un punto qua, che all'inizio tanta cosa abbiamo fatto per telefono. Perché? Perché il padre vive in Germania e io vivo a Monte Carlo, no? Certo. Quindi all'inizio abbiamo fatto un paio di cose per telefono, e fino a che noi come professionisti capiamo un po' qual è il mercato giusto per il suo figlio, no? Quando abbiamo capito il mercato giusto per il suo figlio, per il suo sviluppo, per il suo prossimo passo, sarebbe sempre l'Italia. E lì iniziamo a fare la cosa con più intensità, no? A un certo punto anche l'Udinese giustamente si muoveva, perché il giocatore si muove, ma si muove anche il club, né, anche la società. A un certo punto anche il padre ha informato l'Udinese che non dovevano più parlare con lui, per non parlare più con lui, di parlare con me. Per farvi capire, mi scusi un attimo se le interrompo. Quindi il papà di Samardzic dice all'Udinese: non parlate più con me, ma parlate con Raffaella Pimenta. Ah, ma sì, infatti parlavo io con l'Udinese per loro, no? E quindi parlavo con l'Udinese, eccetera. E poi abbiamo individualizzato, sai come sono queste cose, c'è 4, 5, 6 squadre interessate, lo seguite tutti voi, ma a un certo punto si capisce quali sono le squadre che veramente faranno quello passo più importante. E abbiamo individualizzato 2 squadre che avevano diciamo la voglia tecnica e che avevano la capacità economica di farlo. E quindi io ho promosso 2 incontri per Zoom con queste 2 società, va bene? E in questi incontri per Zoom, uno di questi incontri c'era il padre, no? Dove hanno fatto lui e il giocatore tutte le domande giuste tecniche che si devono fare, perché ho detto sarà un incontro tecnico. La prima cosa che si deve capire quando si fa un trasferimento è l'aspetto tecnico per il giocatore. Quindi abbiamo fatto questo incontro tecnico con questa prima società e abbiamo fatto anche un incontro tecnico con l'Inter, no? Certo. E per farvi capire ho tutto registrato, quindi perché si fa per Zoom. No? Quindi è tutto registrato. Ah sì, io le porto tutto di Zoom, no? e quindi abbiamo fatto anche l'incontro con l'Inter per Zoom, un incontro tecnico. In questo incontro tecnico con l'altra società c'era il padre, con l'Inter non c'era il padre, ma perché lui ha saltato, non so se non funzionava la connessione, non so se aveva fatto un po' di confusione con l'orario, questo veramente non so la ragione, okay. Ma quando lui non è venuto, dato che l'Inter era in Giappone, cioè per loro era molto tardi, io ufficialmente ho detto a Lazar: possiamo fare senza tuo padre, perché penso che non possiamo lasciare l'Inter qua in piedi alle 5 di mattina in Giappone, no? Certo. Sì, andiamo avanti, perché tecnico, abbiamo fatto tutta la discussione tecnica. E non solo questo, per fare le cose molto chiare, ogni volta che c'erano queste riunioni ho chiesto a Nicola Colarove di essere presente, perché così poteva fare la traduzione in serbo, no? Ah, che uno parla italiano, l'altro parla inglese, l'altro che parla serbo, tedesco, eccetera, facciamolo facile, no? Certo. E l'abbiamo fatta, e dopo questi incontri Lazaro ha fatto un pensiero, l'ho consigliato io, anch'io, fa un pensiero, devi decidere, vuoi andare all'Inter, sei pronto, sei preparato, la tua scelta e tutto quanto, perché una volta che si fa una scelta tecnica si parla di trattativa economica, le cose non vengono all'inverso, no? Ovviamente. Va bene, lui ha preso i suoi giorni per pensare, ha parlato col padre, ha fatto delle domande, eccetera, e finalmente hanno deciso: sì, puntiamo l'Inter, andiamo lì, no? Va bene, si fa la trattativa economica. Si fa la trattativa economica, di là, di qua, questo è quello che offrono, quello va bene, quello non va bene, quello ping pong normale della trattativa, no? E quando siamo arrivati alla fine, dove si vede che la cosa non si muoverà più di quello, no? Anche perché devo dire, per l'età che ne ha e il momento professionale dove si trova Lazar, sarebbe il giocatore più pagato dell'Inter. Quindi penso che abbiamo arrivato a un punto, no? Con questa trattativa. Che cosa ho fatto? Ho detto al padre: guarda, però devi venire tu di persona, perché non mi va chiudere una trattativa senza che i genitori guardano gli occhi dei direttori della società e sono convinti. Quindi potete venire a Milano. E infatti papà e mamma sono venuti a Milano il sabato precedente
alla visita medica, no? Okay. Ci siamo visti con l'Inter di persona, dove c'è stata spiegata tutta la trattativa, il contratto, cioè l'idea economica. Abbiamo anche paragonato quella situazione economica con altri giocatori, senza nominare ovviamente, e dove si è stato detto alla famiglia: adesso dovete pensare, questa è la nostra proposta finale, dovete pensare, dire di sì o di no entro oggi. Ok, vanno in albergo, io li ritrovo in albergo un paio di ore dopo, avete pensato, sì, abbiamo deciso, vogliamo l'Inter, siamo contenti, la proposta è buona. Ho detto, benissimo, allora chiamiamo l'Inter perché volevo che sia il padre a dare la conferma, anche per rispetto ai genitori. E chiamiamo l'Inter insieme, papà, mamma, io con la Rosa, chiamiamo l'Inter, papà dà la conferma che lì andrebbe il suo figlio, va bene? Si fa un toast, si fa un brinde, si fa una celebrazione dove tutti devono tornare a casa per organizzarci per il prossimo passo, contratto, visita medica, no? Allora, qua mi fermo, vi devo dire una cosa. Dal momento in cui si dice di sì a una società, inizia, si mette in moto tutta una serie di altre cose, no? Voi alla stampa, visita medica, anche la dirigenza che prende impegno riguardo alla proprietà. In questo caso un altro giocatore che è Fabiani, perché tutte cose vanno insieme, no? Assolutamente. Questo è un movimento dove uno deve pensare prima di prendere l'impegno, perché poi se qualcosa non va bene in un contratto o in una visita medica, posso anche capire che poi non si fa l'operazione. Ma una volta che si dice di sì alle condizioni, tanto che quelle condizioni sono presenti nella maniera giusta in un contratto, questa operazione è fatta. Io sono fatta così e così lo faccio da 30 anni. Va bene? Avvocato, mi perdoni la domanda, che può essere banale, può essere stupida per certi versi, però io gliela devo fare, perché il papà di Samardžić dice una cosa, poi lei è un avvocato, una professionista, è fior di professionista, quindi io mi aspetto già la risposta, ma io gliela devo fare. Lei immagina il ruolo che ho e che mi tocca fare. Ma questo mandato lei ce l'ha scritto del ragazzo? Come fa il padre a inventarsi una roba del genere, no? Non sono nella sua testa, non lo so. Non lo so perché dice certe cose e non voglio dire perché ne penso, ok? Allora, quello che devo dire chiaramente è che io col padre siamo andati anche da altre società, non solo all'Inter, attenzione. Che il padre, quando lo chiamava l'Udinese al figlio, diceva, cioè mi hanno chiamato, mi hanno fatto così, chiamo io l'Udinese, parlo, eccetera, eccetera. Quindi qua voi dovete vederla così, no, dovete, se volete ovviamente, no? Certo. Cioè io mandati scritti non l'ho mai fatto. Sanno tutti che la mia società non fa mandato scritto. Io l'unica cosa che ho scritto, e vi dico perché non è un segreto, è un documento dove ho promesso al padre la metà della commissione. Ok. Quindi anche qui erano uscite cifre diverse, il 30%, roba. Invece l'avvocato Pimenta ci sta dicendo il 50%. Alfio, questo è Giulio Mola. Buonasera avvocato, Giulio Mola del Giorno, buonasera. Sì, infatti l'osservazione di Alfio è quella che stavamo facendo un po' tutti quanti in studio a bassa voce, e Alfio ci ha anticipato, perché lei ha fatto benissimo a fare questa precisazione, anche perché mi è parso di aver capito che non si è mai parlato di Raffaella Pimenta come procuratore, come agente di Samardžić, si è sempre parlato di intermediario. È evidente che la figura dell'intermediario è ben diversa da quello del rappresentante del procuratore. È questo che insomma sicuramente lei ci sta spiegando come è funzionato, cioè lei si fida molto della parola, lei lavora in questo modo e probabilmente si espone anche al rischio che qualcuno possa fare un dietro front, quello che è successo. Ma infatti poi se uno no, cioè, vuole andare via, che non faccio lavoro ma vuole andare via, cioè, a me va anche bene, va bene uguale, perché qua quello che importa sono i rapporti umani, sì. Anche i mandati che ne ho per scritto con il giocatore, perché uno poi quando viene, cioè viene fatto una trattativa, per forza si deve firmare un mandato, il regolamento, sì, no? Anche questi mandati, e dico già tutti quelli che vogliono ascoltare, cioè
il giocatore può sempre andare libero. I nostri mandati non hanno mai avuto una penale per farti capire quando lo devo firmare per forza. Cioè, perché al momento di un trasferimento per forza si firma un mandato, no? E da noi i mandati non si firmano con penale. Io ho mandato via dalla mia società persone che lavoravano con noi perché ho capito che dovevano fare firmare ai giocatori mandati con penale, per farvi capire, no? Quindi io non credo a questo tipo di rapporto obbligatorio, forzato, dove uno rimane da te perché ha firmato. Facciamo il contrario. Ma noi lavoriamo. Sei contento del mio lavoro? Sai. Non sei contento? Vai via. È uguale, mi dà uguale, perché voglio persone che sono contenta. E quindi qua il lavoro che si faceva, un lavoro per fare un bel trasferimento, per fare qualcosa piacevole al giocatore, soddisfattoria per il genitore e che porti anche a noi una soddisfazione anche umana. Ho già detto mille volte, l'umano viene prima, ok? Poi detto questo, se uno mi dice di sì e poi cambia e vuole cambiare, sto dicendo in generale, questo vale per tutti, io non ci sto, non mi interessa. Mi perdoni, l'Apotecarno. Io ricordo molto bene che avevamo pubblicato una sua dichiarazione perché gli era stata fatta una domanda e gli è stata fatta una domanda precisa, ma dunque Samardžić era il 20 giugno, Samardžić dunque ha preso in carico Samardžić, quindi alla procura, e lei ha risposto sì, quindi da quel periodo di 20 giugno chiunque poteva intervenire e dire no, non è vero, e invece dal 20 giugno in avanti tutti hanno... Perché c'è una dichiarazione pubblica che anche noi abbiamo rilanciato e un po' tutti i siti hanno rilanciato. Okay. Ma certo. Poi vi dico una cosa di più. Cioè, è una questione di responsabilità professionale. So che è molto difficile per un procuratore avere ragione, perché si parte sempre dal principio che il procuratore non ha ragione. È un po' così il mondo da calcio, no? E quindi il procuratore ha tanta paura, tante volte, quando sono presi in certe situazioni di fare il loro parere, di dire il loro parere, e questo già manifestato altre volte, è molto difficile quando un giocatore è importante dire no o posizionarsi a quello che tu credi perché certe volte non sei d'accordo. E quindi io mi permetto, questa volta, mi permetto di non essere d'accordo con il concetto di dire di sì e poi cambiare le cose. Il punto è lì. No, certo, su questo, no, più che altro anche perché bisognava arrivare a capire, ribadiamo, non stiamo parlando del primo avvocato perché passa per strada, lei ha una scuderia dove ha fior fior di campioni, è stata una vicenda abbastanza anomala, anche perché molti tifosi ci chiedono, ma se un giocatore arriva a fare le visite mediche si fanno dopo che c'è l'accordo totale tra tutte e tre le parti, ma, no? Ma siamo tutti d'accordo, no, su questo, sono assolutamente d'accordo su questo. Quindi io ritengo che un genitore può anche chiedere la luna, cioè io voglio per il mio figlio questo e per me stesso la luna. È anche un diritto parentale, non so se è una parola in italiano, che lo faccia prima, non dopo. Un'ultima domanda, la trattativa è dunque saltata. Noi abbiamo avuto una prima dichiarazione del padre che ha detto, è venuto fuori banalmente la notizia del padre che ha bypassato la procura della Pimenta e Raffaella Pimenta è stata estromessa. Silenzio. La domanda è, in tutti questi giorni, in questa settimana nel quale è intercorso questo periodo, il vero motivo per cui la trattativa è saltata è che il padre voleva dei soldi per sé, che secondo lui lei non ha chiesto abbastanza. Addirittura qua in Italia si è scritto anche che non era più d'accordo sulla cifra, che ne voleva uno molto superiore. La domanda è banalmente questo, cioè lei che idea si è fatta, qual è il vero motivo per cui allora la trattativa, visto che non voglio credere che si tratti di 300.000 euro... e basta che voleva il padre in più, che era venuto fuori. Guarda, io vi dico un paio di cose. Prima, l'Inter non faceva un'operazione per conto di 300.000 euro, come dicevi voi, no? Ma questo dovete chiedere a padre, no? Perché ha saltato meno. Io non lo so, perché io vi dico ancora una volta, il contratto che avevamo accordato per il suo figlio faceva da suo figlio uno dei giocatori e in quella fase di carriera, attenzione, no? Perché non è che uno che ne ha quest'età, che ha fatto questo tanto di presenza, può fare uguale a
con un altro giocatore titolare assoluto da 10 anni, no? Diciamo, in quella fase di carriera sarebbe un giocatore ma moltissimo bene pagato, e questo vi posso dire perché è la verità, no? Prima. Due, c'è uno che, come dicevi voi, va avanti, fa la visita medica. Anche l'Inter non penso che faceva fare la visita medica se le cose erano così, o no? No, certo. Quindi qualche sorpresa è arrivata in questa storia, no? Parlavamo con l'Inter da giorni, insieme, in Zoom, non Zoom, da persona, siamo andati lì insieme, eccetera. Mi sembra che le cose andavano normale, no? E poi dopodiché le cose cambiano, perché dovete chiedere a chi ha cambiato, non a me. No, infatti. Io l'unica cosa che vi posso dire è che sono andata lì in albergo da Lazar, perché lui era lì, ho detto a lui: guarda, la situazione è così, non mi va, non voglio ritrovarmi in questo tipo di situazione. Mi dispiace per tutti, anche per te che sei molto giovane, mi dispiace tantissimo, ma io non mi voglio ritrovare in questo tipo di situazione. No, ma quando poi è diventata così complicata, senta avvocato, ci dice qual è l'altra squadra che voleva Samardzic? Tanto ormai è andata. No, ma scherzavo, ci mancherebbe. Ci dice qualcosa su Pogba? Come sta? È stato preconvocato dalla nazionale? Dai, poi la salutiamo. Vuole giocare, dai, ha tanta voglia di giocare, giocherà. In bocca al lupo, grazie avvocato. Grazie per la gentilezza. La chiarezza e la disponibilità. Grazie a Raffaella Pimenta, davvero è stata squisita, ma credo anche per la prima volta siamo riusciti Bravo a fare Alfio, un po' grandissimo colpo. Un discorso compiuto, no? Sì, fuori dai classici comunicati. Rimango sorpreso solo di un fatto, non che adesso parli perché è andata via. Raffaella Pimenta ha detto chiaramente che sono abituati a vivere molto sulla parola e non sui mandati. È chiaro che quando magari sarà la prima volta che gli sia capitata una cosa del genere, però in generale mi sembra di capire che quando si va da una squadra è sempre meglio avere il mandato, perché col mandato lo firma qualcuno. Poi se le abitudini della scuderia di Raffaella Pimenta sono queste. È ancora un po' una sorta di poema cavalleresco, caro Carlo. Cioè, no, dove magari, la parola magari, data va magari sempre è il primo caso . Che gli sia capitato. Carlo, però sai che mi ha quando parlava l'avvocato Pimenta, mi ricordava un po' anche il modo di esprimersi per certe cose, certi concetti di Mino Raiola, con cui evidentemente ha lavorato. Se ti ricordi, anche Raiola, che comunque aveva i mandati, eccetera, eccetera, però quando gli si chiedeva il rapporto in scadenza, fin quando il rapporto, lui diceva sempre no, c'è un rapporto di fiducia, se il giocatore non ha fiducia in me il giocatore mi molla. C'è questo modo di pensare, fiducia, tu ti affidi però a me, sai, di solito lo molli prima di una trattativa. Sì, però perdonatemi, non in con tanti rapporti così di lavoro, Carlo, in qualunque rapporto di lavoro, compreso anche quello giornalistico, io parlo di livelli più alti, meno alti, dove si guadagnano tanti soldi o pochi. Nella stragrande maggioranza dei casi è vero che ci sono stati dei contratti a definire evidentemente delle situazioni, anche delle vicende anche cavilliche, perché altrimenti come fai a... Però un patto di sostanza, dice vabbè, rimaniamo d'accordo, stretta di mano, siamo d'accordo io e te. Nella stragrande maggioranza dei casi, il 90% dei casi, se non esistesse la fiducia nei rapporti umani, e credo che verrebbe a mancare tutto, cioè l'impalcatura cadrebbe. Però dopodiché possono esserci queste sorprese. No, la questione è un'altra. È giusto che ci possono anche essere delle sorprese. Siccome mi pare che in questa sessione di calciomercato di sorprese ce ne siano state parecchie, e non solo in questa, ma negli ultimi anni, Marotta ha parlato chiaramente, ha fatto un'intervista nella quale ha dichiarato che in 47 anni che fa questo mestiere non ha mai visto così tanta questo cambiamento di paradigma, dove i rapporti di lavoro vengono travisati, il ruolo non viene più rispettato, le ingerenze da parte dei genitori diventano sempre più importanti, diventano anche, creano parecchi scompensi. E infine mancanza di professionalità, ha detto. Ora, tutta questa serie, lui dice, è evidente che dovremo poi farcene una ragione di questo, cioè dovremo adattarci, ma che ci sia stato un cambiamento è evidente. Siccome mi è stato raccontato per giorni che questo è normale, certo che è normale nella sostanza, ma le cose poi peggiorano. Mi sembra che qualcuno stia speculando in tutto normale. Questo. Non è normale. Io parlavo, dicevo, perché ci sono operatori di mercato in alcuni casi che dicono è sempre stato così. No.
perché è sempre stato così, non me lo dicono tutti, è sempre stato così che fino a quando non ci si firma... Ci ricordiamo degli episodi proprio perché sono uno, perché due sono o tre, episodi. Perché è stato episodio. Quest'anno però il numero di episodi che si sono verificati mi sembra superiore alla ma media. Scusa, allora, gentilmente, ricordamene tu qualcuno, perché oltre questo... La vicenda Lukaku è abbastanza evidente. La vicenda Lukaku è abbastanza... Io ho sentito quelli dell'Inter. Cioè, scusate, Lukaku mi è fate evidente. Andare anche da Massimo Zampini. Massimo, scusa, ti ho un attimino... Scusa, ma avevamo la pimenta e quindi... Scherzi, ci mancherebbe. Volevo anche un tuo pensiero su questa cosa. Ma guarda, è molto difficile dare un pensiero, ovviamente, sentendo. Noi abbiamo sentito una campana molto seria e affidabile e dobbiamo affidarci a quella. Forse avessimo ascoltato il padre di Samarzic avremmo un'idea diversa. Voi avete fatto un grande scoop, ovviamente, una delle due parti ha spiegato molto bene com'è. Quindi, sentendo lei, ci crediamo... sono un po' più freddo sui discorsi sulla fiducia, la fiducia in questi sarà, non lo so, io non ho queste esperienze, certo non tratto queste cifre e queste cose, quindi è meglio che io stia zitto personalmente, quindi non ne parlo professionalmente, però a occhio Alberto Pimenta ha detto una cosa che noi tutti ci colpisce, lei ci abbiamo tutto registrato, dice no, come dire, non è che siamo, quindi la fiducia, io vado, registro. Cioè, è molto attenta, come giusto che sia, è una super professionista, quindi non lo so, ragazzi, se è un'abitudine va benissimo, lo sa molto più lei di noi, è sicuro, però ecco il discorso, la stretta di mano in questo mondo qua, a questi livelli, qua, io non lo so, non so quanto mi fideresti. Cioè. Magari però, perdonami Massimo, se io ho della documentazione che dimostra a testa, con tanto di testimonianze, che io mi sono presentato con il padre di Samardzic non una ma più volte con più squadre e voglio dire, e il padre oggi rilascia una dichiarazione nella quale disinvoltamente anche dice l'ho vista solo una volta, che spregiudicatamente dice che l'ha vista una volta sola, già questo va a far crollare totalmente l'impalcatura, vuol dire che la credibilità del padre di Samardzic è zero, se dice una bugia palese, se invece al contrario dimostra che l'ha vista una volta sola e che Raffaella Pimenta, che invece al contrario ha appena detto che lei ha documentato, oltretutto se si è presentata col padre in più occasioni con più squadre, evidentemente ci sono testimoni che attestano questo. Nicolò? Ma io voglio dire una cosa, cioè, mi sembra un po' tutta una follia questa storia, non l'ho mai sentita. E penso innanzitutto che sicuramente l'avvocato Pimenta sia andata più volte appunto col padre, come stiamo dicendo adesso, a parlarne, ma il fatto di la fiducia, non la fiducia, di firmare un contratto è ovvio che è una tutela, no? È una tutela, fa sì che la squadra dica sì, lei è l'agente, posso parlare con lei. Però quello che lei voleva dire è che il fatto degli intermediari oggi nel calcio, io ho giocato un po' a calcio e capitava spesso di parlare con persone che magari non avevano una procura, no? Mia per esempio, però poi intavolavano delle discussioni con delle squadre magari per me, dove noi così con parola per parola ci diciamo sì dai parlaci tu perché magari hai più conoscenza con quella squadra, con quelle persone, quindi il fatto di aver firmato meno per me quello non c'entra niente, cioè assolutamente niente. Lei comunque ha detto, ho parlato col padre, ho parlato col ragazzo, a parte che il padre non è il giocatore, comunque. Quindi se il padre dice anche l'ho vista anche solo una volta, puoi anche averla vista zero, il giocatore è Samardzic, la gente in quel caso era lei. Poi va bene, il padre, adesso i genitori si mettono tutti di mezzo, come ha detto prima che Marotta, ha detto che adesso è anche diventata pesante la situazione, perché chiedono e chiedono, però mi sembra un po' tutta una follia. Cioè è ovvio, ma penso sia sotto gli occhi di tutti che lei fosse presente... fosse lei l'agente in quel momento, ma un giocatore che arriva a fare le visite mediche, ma poi aggiunge, ma di cosa stiamo parlando? Aggiunge anche che il padre dice all'Udinese, poi magari dovremmo sentire l'Udinese nelle prossime ore, dice all'Udinese non parlate più con me, parlate con lei. Ma poi come abbiamo detto prima, il fatto che fino al 20 di giugno era uscita questa notizia che lei diceva seguo 20 giugno mentre parlava Raffaella Pimenta, ce l'abbiamo con la pillola lì, chiedo a Giuliano, lei dice esattamente in questo, regia, ma nessuno, perché esatto, nessuno dice nulla, il padre in quel momento dice non è vero, era il 20 di giugno. 20 guardiamolo giugno. Un attimo insieme perché molti l'hanno dimenticato, prego dalla regia. Una domanda per quello che riguarda Samardzic, è diventato un suo assistito, ha moltissimo mercato in Italia, c'è una big che ci sta lavorando, abbiamo sentito sia il Napoli che il Milan, sono due possibilità per lui. Samardzic per me è un fenomeno,
poi ci interessava quella parte quello, lì. Grazie, quando Matteo. Io citavo quella cosa, tu te ne eri accorto relativamente perché parlavi con lei. Io ho citato quella cosa e poi è apparso proprio questa immagine. Mi ricordavo perché proprio noi, avevamo anche noi, ovviamente come tutte le redazioni che si occupano di Inter, mandato questa notizia con tanto di video che era stato pubblicato e il 20 giugno, quindi sono passati due mesi, io penso che... aveva detto questa cosa. Aveva due mesi di tempo il padre per dire non è vero, no? Certo. Per esempio. E siccome lo diceva chiaramente, siccome si è presentata in più stanze con lui, credo che davvero qui siamo di fronte ad una situazione di negazione dell'ovvio. E sarei molto curioso di sentire anche il padre, perché siccome spesso succede che quando due persone discutono uno dice una cosa e uno dice l'altra, ma alla fine la verità non sta sempre nel mezzo. Perché la verità, sennò è, sembra una, troppo la verità comodo. È una, è evidentemente una richiesta di soldi del padre. Punto. Infatti la verità, sentendo il padre, se avessimo avuto in chiamata il padre, saremmo sempre qua punta a capo a dire ma il motivo qual è? Ha risposto anche su questo lei, ha detto che col padre c'era già l'accordo per una percentuale del 50%. Padre. Quindi è molto brava, cioè lei è praticamente non mette il papà con le spalle al muro in questa. Sì, no, esatto, ma è sotto gli occhi di tutti appunto che il padre ha cambiato qualcosa, voleva fatto qualche richiesta. Poi se il padre diversa. Ci sta ascoltando adesso, ci sta vedendo adesso, vuole intervenire, credo che no. Sì, cioè, sì, è un'ulteriore nuova era del calcio che si è già aperta da un po'. Prima abbiamo detto, prima vabbè, nei tempi belli, nei tempi romantici, trattavi col calciatori. Poi abbiamo detto è il mercato dei procuratori, sono i procuratori che muovono un po' le pedine del calcio e adesso mi viene in mente anche da Juventino la mamma di Rabiot, ormai potremmo dire che è il calcio dove addirittura i genitori sovente litigano, bypassano i procuratori che cominciano anche loro ad alzare la voce, cominciano in un certo senso a prendere il posto dei procuratori. Adesso io non... ci sono i mandati. No, certo. Ci sono degli agenti che senza il mandato non si muovono, perché se vanno al Torino, all'Anversa, vanno là e l'Anversa li sta ad ascoltare. Ma poi magari ne arriva un altro che dice ce l'ho io, sono io. Se tu vai là, questo è il mandato che mi ha dato la famiglia o il giocatore. La società, anzi, chi va là a dire... sono io, mi scusi, guardi, ci è arrivato l'altro giorno uno col mandato, è quello con le orecchie basse perché ci provano, è un mondo, è una giungla. Scritta Manet. Sì, però Carmen, ma certo. In questo caso nessuno si è presentato con un mandato, e lei è nata con i genitori e con lui, no? Quindi no, cioè, le squadre hanno visto lei, mi riferivo detto, al discorso, no, al discorso, di, discorso sì, certo. dei procuratori eccetera. Col mandato non sbagli adesso, no, certo, non sbagli mai. La Raffaella Pimenta abbia un altro sistema, mancherebbe altro, chiaro che gli sarà sempre andata benissimo per i rapporti che ha, per il carisma che ha, però non devi sorprenderti se può capitare una cosa del genere se non hai il mandato. Ma infatti quella che mi sembrava che i più sorpresi fossero altri, non certo lei, perché non mi è sembrato, tanto più che lei non è che ha interesse, perché lei stessa aveva anche fatto una dichiarazione oggi nella quale dice può anche succedere che cose del genere capitano, io mi faccio da parte, se non sono poi peraltro felici del mio operato e ritengono di poter ottenere di più, ci mancherebbe, sono tanti i genitori che ritengono di poter ottenere di più per figlio e che possono ottenere il doppio di quello che io chiedo. C'è. Io chiedo quello che è giusto chiedere secondo la mia logica e la mia esperienza, però poi il genitore ha tutto il diritto di farlo, quindi se non è contento basta che me lo dica, ma non è accaduto questo. Comunque in tutto questo, Alfio, c'è anche un'altra figura di cui ha accennato la Pimenta, è l'intermediario dell'intermediario, cioè spunta la figura di Kolarov. Allora, che ormai lo sappiamo che lo fa. Insomma, sì, però in quel momento. Sì, però in quel momento, quando è successo questo, lui era direttore sportivo del Pisa, poi lui si è dimesso. C'è stato qualche settimana, poi è arrivato, se non sbaglio, a Aquilani, e quando è arrivato a Aquilani, dopo. Insomma, non sono tanti d'accordo. Mi stupisce anche un po' la figura di Collaro, che effettivamente Collaro fa l'intermediario vero e proprio, cioè quello che mette in contatto le parti. Forse magari anche lui, se un giorno decidesse di parlare, potrebbe chiarirci qualcosa, perché lui è quello che avvicina la famiglia Samardžić a Raffaella Pimenta, quindi evidentemente non può non sapere il padre come la pensasse, il padre che tipo di atteggiamento ha avuto. E quindi cosa intendi dire? E quindi secondo me ci sono troppe verità. A me ha molto convinto quello che ha detto la Pimenta, ma sono d'accordissimo con Claudio, cioè giuridicamente parlando, ragazzi, se non c'è il mandato ma chi ha il mandato? Allora chi può andare a parlare con la squadra? Domanda.
Cioè, se non ha mandato lei, chi è che ha mandato allora, oggi di allora, Samardzic? Noi, il discorso è quello che si faceva prima. È venuto fuori il discorso della figura dell'intermediario. Sì. In questo, la figura dell'intermediario, se vi ricordate, uno che lavorava spessissimo con il Milan, Carlo, era il compianto Ernesto Bronzetti, il quale non era il rappresentante del giocatore, però parlava, trattava come se lo fosse. Io mi ricordo fra le trattative quelle di Emerson a Madrid, dove addirittura andarono lui e Beppe Bozzo e nessuno dei due era il vero e proprio procuratore, ma andarono loro a chiudere con Real Madrid. La figura dell'intermediario. Ecco perché io dico, ha detto delle cose molto interessanti la Pimenta, che fa il mestiere in un certo modo. Il Padre, secondo me, qualche passaggetto gli è sfuggito o non l'ha ritenuto importante. Io credo che un altro aspetto fondamentale sia la questione delle percentuali. Esatto. Che è passata in secondo piano. Cioè, abbiamo sempre letto in queste settimane che la differenza grossa era quella percentuale differenti tra Padre e agente del giocatore, e l'avvocato Pimenta stasera ci dice che non è al 50%. Sì, è stata molto trasparente questa, cioè, non è tenuta a dirlo. È stata molto trasparente e compiente. Deve essere qualcosa che evidentemente però non ci viene detto, perché sennò io non, mi rifiuto di pensare, cioè, che se una tutte persona... le parti non sono d'accordo, le visite mediche non si fanno. No, esatto. No. Ma io mi rifiuto di pensare che il padre combini tutto questo. La cosa che ormai non ci sarà detta è che qualcuno ha chiamato direttamente il papà dicendo fermate tutto perché non deve possiamo dargli più. Esatto, esatto. È l'unica cosa. Anche per, cioè, anch'io, io l'ho immaginata così anch'io. Cioè il discorso che tu stai facendo la trattativa sbagliando, non dico che lo sto giustificando, il West Ham gli dice... Sì. Guarda che hai una commissione più alta e comportandoti male, ovviamente. Hai dato il mandato scritto a quella persona? No, 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 abbiamo solo parlato a voce. Ok, allora facciamo così. Ecco, allora, secondo, però cioè... poi ho visto che questa pista non no, è... No, però attenzione, scusami, la completo, Alfio. Pozzo ha sottolineato che rimarrà all'Udinese, Pozzo dice, quindi questa no, è la chiave ecco, di volta. No, eh. La cosa che è questa, nei giorni qui sono intercorsi nel momento in cui la trattativa stava per essere chiusa e quelli successivi, quando è arrivato in pratica il colpo di scena, c'è stato il giorno in cui si veniva descritto l'Udinese come molto infastidita, poi irritata, molto nervosa, giorni in cui non ci sono state affatto smentite, nella quale i Pozzo hanno detto non è vero, siamo tranquilli. Due giorni dopo, non 20 giorni dopo la vicenda, Pozzo se ne viene fuori con... Ma no, va bene, il ragazzo ha capito, noi siamo tranquilli, adesso rimarrà qui con noi, lui è un bravo ragazzo e quant'altro. Quindi sembrava tutt'altro che nervoso. Quindi la domanda è, se c'è tutta questa presunta o apparente tranquillità, mi viene da credere che evidentemente ci sia già una trattativa in ballo per fare in modo che affari leggermente spenti o comunque non troppo accesi, il giocatore adesso possa effettivamente confluire in un'altra realtà che paghi sia la società sia il giocatore, accontentando tutti, perché alzerà la quota che l'Inter offrirà, è l'unico. Un attimo di pubblicità e ripartiamo da qui.